Un saluto a tutti voi da iPhone Assist. Qui siamo di fronte alla scheda madre di un iPhone 4S, questa che state vedendo. Il nostro cliente, che a sua volta ha altri clienti, ce l'ha lasciata dicendo di vedere perché non si accende. Molte volte la situazione è complicata, non si riesce a capire perché non si accende. Ora, quando non si accende, credo che anche voi giustamente andreste a vedere se il connettore della batteria sta a posto, perché la corrente passata qui, o che ne so, se il connettore qui sopra di accensione manca qualcosa attorno, insomma abbiamo visto di tutto. Sono andato a vedere anche, vedete, il chip del wifi se era stato modificato, perché la superficie sopra era un po' rovinata. Comunque, considerando che ciò poi non ha portato a nulla e non si è trovato, almeno in queste cose che ho detto adesso, la causa, e scaldava in questa zona, sono andato a vedere qui. Sapete, uno poi cerca di fare necessità virtù, no? E qui dietro, adesso devo finire ancora di aprirlo, non l'ho finito di aprire perché volevo farvi vedere come si toglie, no? Abbiamo già fatto un taglio qui, eccolo qui, lo vedete, della copertura, no? Devo fare un altro taglio qui e togliere questa parte per poter bene vedere qua dietro che cosa c'è che non va. Beh, c'è che non va che questo componente è ossidato, andrà cambiato e speriamo che basti, perché nel frattempo ho visto anche altri danni e ve li mostro. Intanto metto la scheda sotto il nostro microscopio, così vedremo qual è il danno. Vi inquadro la situazione, eccolo qui. Il danno sta dietro qua. In questo punto qui c'è un condensatore ossidato. Inquadriamo meglio, ecco qua. Penso che saprete che questo è il power manager, quindi proprio il responsabile dell'accensione, e qui dietro a mio parere c'è il danno, però voglio far vedere anche il connettore della batteria. Se vedete qui, questo dentino e anche questo sono abbastanza bruciacchiati, vi avvicino per farvi vedere meglio, eh? Ecco qua. Vedete qui e qui? Devono essere come questi qua accanto, belli argentati, invece vedete qui c'è come un'interruzione e anche qui. Io ipotizzo che questo telefono abbia preso un po' di acqua, anche perché l'ossido che è andato qui non ci è andato da solo, no? Ma ci è andato a finire, a mio parere, perché qualcuno ce l'ha mandato con del liquido. Finiamo di togliere la copertura della scheda, così vediamo bene questo danno. Poi andremo a vedere qui come si fa a capire se è tutto a posto. Metteremo un puntale qui e l'altra fine del puntale dopo, cioè dopo l'interruzione. Se passa la corrente vuol dire che è ok. E così anche sulla seconda traccia che sembra interrotta andremo a vedere. Toglieremo anche questa protezione perché qua sotto ci potrebbe essere qualche sorpresa. Perché la vedete un po' acciaccata, no? Qui qualcuno ci ha messo le mani prima di noi, giustamente, perché è stata portata in giro questa scheda, ci è stato fatto un po' qualche tentativo di riparazione. Mi sembra che il cliente ha detto che poi l'ha trovato buttato per terra questo telefono. Comunque, ci sono state delle vicissitudini. Allora, rimettiamo la scheda qui e togliamo lo shield, ok? Meglio, finiamo di toglierlo. Un po' già l'ho tolto, come vedete. Si va a vedere dove sono i buchi, no? Sullo shield, per fare l'incisione con questo qua. Ok? Allora, una l'ho fatta qui ed è stato semplice, una la facciamo qui, dove è questo buco, perché tanto è qui dietro che sta la parte che dovevano analizzare. Allora, prendo le misure, alzo appena appena qui per poter lavorare bene, comodo, ecco qui. L'importante è non strappare, cioè andarci piano, cauti, guardare dove sta la parte che può essere tagliata, se può essere tagliata, e poi procedere. Non prendere mai il chip sotto. Se vedete che si sta piegando, come sta facendo a me all'interno, mettiamo più, un po' più così, dovete sollevarla dai chip e poi lavorarci. Allora, vediamo piano piano di portar via questa copertura. Allora, uno si è staccato, continuiamo col secondo. Tra un po' si vedrà meglio quello che vi stavo dicendo, ovvero il condensatore pieno di ossido, e si potrà vedere bene pure, ecco, sta proprio qua dietro, dove sono arrivato adesso. Si vede già tutta la copertura piena di ossido. E quello poi, se io non mi sbaglio, ho trovato tempo fa, non adesso perché
poi ci vuole tempo, no? Su internet, che questo qui provvede anche all'accensione, ed ecco perché giustamente questo non si accendeva. Tagliamo allora, qui era, appunto, piano piano, se si fa tagliare. A Roma oggi c'è traffico, dicono, a parte che fa un caldo bestiale come in tutta Italia. Poi ecco, vedete il condensatore? Era incollato alla parte di sopra e ha lasciato a terra le due pistine, ve le faccio vedere, quindi dovrebbe essere rimpiazzabile. Allora andiamo a metterlo sotto. Vedete dove sta il condensatore? Invece che stare giù, sta qui, è attaccato a quella parte che sto togliendo, ok? E queste due cose che vedete qui, aspetta, no, non sto inquadrando, scusate. Allora torniamo a rispiegare, azzerate quello di prima. Allora avviciniamoci il più possibile con il zoom, ecco qui. Dicevo, il condensatore invece che essere qui, sta qui attaccato allo shield che io sto togliendo, vedete? E vedete tutto questo colore verde rame? Questo è l'ossido. E queste due parti qui sono le parti del condensatore che sono rimaste sulla scheda madre. Quindi penso che abbiamo individuato per il nostro cliente il danno, che è questo qui, quindi da rimpiazzare. Ripeto, se non mi sbaglio, proprio questo condensatore è indicato come qualcosa da sostituire quando il iPhone 4S, come in questo caso, non si accende. In un altro caso mi ricordo che abbiamo cambiato, ma abbiamo dovuto dare per morto perché nonostante che abbiamo cambiato questa parte e non si è acceso per nulla. Allora, finiamo di toglierlo, lo togliamo in visione stereoscopica, piano piano. Oh, come vedete questo non è più utilizzabile, per cui noi ne prenderemo da un'altra parte un condensatore. Questo è appiccicato qua, è ossidato, eccolo qui. Andiamo un po', ve lo faccio vedere adesso nelle mie mani, vedete? Sta incollato nella sua, ecco, è cascato adesso, guardate com'è ridotto male, eh? Questo stava all'interno dello shield, che vedete quanto è rovinato, guardate. Allora, ecco qui. E se adesso guardate la parte interna del nostro iPhone 4S, ecco, stava qui, guardate, proprio qui, su queste due pistine. Adesso noi toglieremo quella schifezza, ovvero rifaremo le due pistine e ci metteremo un altro condensatore. Come si fa a sapere che tipo di condensatore è, eccetera? Si va sullo schema dell'iPhone 4S. Io utilizzo da sempre, anche a voi chiedo di utilizzare questo utile programma che si chiama Google Drive, eccolo qui, lo sto aprendo, c'è la connessione che fa schifo. Allora, poi all'interno del mio Google Drive vado a cercare, che cosa? iPhone 4S, e metto schema, no? Allora, ecco qua, Schematic, dovrebbe essere questo, vediamo un po'. Sì, è lui. Allora, andiamo a vedere. Allora, forse conviene scaricarlo perché Google Drive è tanto bello, ma quando voglio vedere attraverso di lui un PDF è uno schifo. Quindi conviene fare così, guardate. iPad, se sì, iPad, iPhone 4S SCM. Quando me lo trova, ma canapì, vero? Mi sembra proprio sì, qui. Ok. Invece che dire di guardarlo, no, me lo apre così, non voglio. Allora, facciamo così. Dunque, condivisi con me. iPhone 4S schema, abbiamo detto, no? Apple, sono mischiati qui. Non li mette in ordine alfabetico questo forse bisognerà che correggono questa cosa. Sarebbe meglio metterli in ordine alfabetico. Allora, dunque, qui c'è un po' di tutto, le soluzioni che nell'arco del tempo abbiamo trovato, no? Schema, scheda madre. Dove sta? Scheda madre 4S. Allora, iPhone 4S. Dunque, qui dovrebbe stare, ecco qui. Dunque, è questo. Invece di visualizzarlo, facciamo che lo scarichiamo, che è meglio così, e facciamo scarica, così possiamo vederlo con visualizzatore di PDF, che ci dà sicuramente una visione migliore. Allora, condividiamo
connessione, eccolo qui, aprilo con preview. Beh, per Mac è così, poi per Windows potete utilizzare un'altra applicazione, no? Eccolo qua, adesso sì che è uno schema che si vede meglio. Allora, andiamo a vedere la parte che ci interessa a noi. Dunque, questo è il retro. Andiamo nella parte anteriore, siamo più o meno in questa zona, giusto? Allora, vediamo un po', ecco. Questo qui è il Power Management, questo qui invece è J3, questo qui è il connettore USB, stiamo più o meno in questa zona. Zoomiamo per vedere bene di che si tratta. Già vedo che è un C274, comunque vediamolo meglio zoomando. Quindi è un condensatore, come dicevo io. Allora, o prendete un altro condensatore da un altro 4S allo stesso punto, e noi abbiamo comprato apposta dei 4S non funzionanti per fare questo, oppure eccolo qui, vedete, questo qui è quello che abbiamo trovato. Mamma, si è evidenziato tutto, solo questo, ecco, mamma mia che pira. Facciamo così, questo che, no, niente, non si può fare, non è duttile questo. Se io voglio evidenziare solo il condensatore che ci interessa, non me lo fa fare. Va un po' più qua, ecco, vedete, ne ho preso appena un pezzo qui, ma non me lo fa fare tutto. Comunque è questo C, poi qui ci sono tutte blue coil, o meglio bobine, 1, 2, 3, 4, 5, tutte bobine sono queste, ma grazie a Dio anche questa è una bobina molto grande, non dobbiamo sostituirle. Allora dobbiamo cambiare questo perché l'ossido non so come mai c'era qui. E poi vi dicevo, no? Altro danno sembrava di vedere noi qui, più o meno da queste parti, che si vanno poi a collegare con queste altre parti qua sotto. Poi quello lo verificheremo. Intanto cerchiamo di farlo accendere questo cavolo di telefono, quindi andiamo a rimettere a posto il condensatore che manca. Quindi preparerò la zona, prenderò un altro condensatore da un'altra parte e lo rimettiamo qua. E gustiamoci il risultato, ok? Allora, ecco qua, abbiamo messo il nuovo condensatore, questo qui, vedete? Qui era tutto pieno d'ossido, ma comunque abbiamo trovato dell'ossido, non so se voi ve l'avete già visto, anche in questa zona qui, attorno a questo condensatorino. L'abbiamo pulito, abbiamo poi rimesso questo a posto e qui sopra era tutto pieno di flussante. Probabilmente qualcun altro ha provato a riparare questa scheda e l'ha, diciamo, riempita di flussante per saldare, non so per fare che cosa. Ok, allora abbiamo messo quindi il condensatore, adesso ci tocca vedere se finalmente il telefono si accende, perché è questo lo scopo di tutto, no? Allora prendiamo la nostra scheda, eccola qui, incerottata come vedete perché l'abbiamo appena finita di saldare con aria calda, se lo volete sapere. Allora togliamo questa cosa che abbiamo messo per far tenere fermo lo shield in modo che non si chiudesse, eccolo qui, no? Allora, qui abbiamo la scocca del cliente, non so se è completamente funzionale, ma insomma, tanto finora non funzionava nulla. Allora, rimettiamo al suo posto così al volo la scheda per vedere se finalmente adesso si accende. Allora, colleghiamo il connettore dell'accensione qui, colleghiamo le cuffie a quest'altro connettore qui e colleghiamo la fotocamera frontale. Di per sé non c'è bisogno di collegare tutte queste cose per una prova, comunque. Allora, ecco qui. Dunque, quindi lavorazione abbiamo eseguita qui sotto. Adesso colleghiamo anche l'USB, il connettore dock, anche se ho qualche dubbio che il connettore USB non sia da rivedere. E colleghiamo l'LCD, che è questo. Qui è stato sostituito. Questo LCD si vede benissimo. Si vede dal fatto che non ha le coperture, questi qua, che servono sia per dissipare il calore, ma anche per isolare, no? Vedete, sono invece color argento. Allora, poi comunque si vedrebbe anche da altri fattori. Mettiamo la batteria e vediamo se questa volta finalmente si accende. Qui scaldava tantissimo ed è per questo che siamo andati a vedere che ci doveva essere là dietro. Batteria collegata. Vediamo se finalmente, togliamo il nome della persona, si accende. Premo il pulsante d'accensione. Ah, vedete poi che, da che si vede che è stata sostituita? Non c'è la retina. Qualcuno si è dimenticato di metterla nel lavoro. Allora, attacchiamo la batteria perché adesso com'è non si accende. Poi può essere che non è solo quello il danno, già ve l'avevo detto, ma ho collegato la batteria perché potrebbe essere scarica. Non mi sembra che si accenda ugualmente.
Andiamo a sentire se c'è calore ancora sullo stesso punto, ovvero qui. Attualmente no. Prima andava in ebollizione questa zona. Sullo schermo non si vede nulla. Risultato, non funziona, purtroppo, non si avvia. Probabilmente, oltre a quello che abbiamo fatto, cioè abbiamo rimesso questo condensatore e pulito dell'ossido in questa zona, c'è altro su questa scheda. Allora, adesso indaghiamo, dopodiché se non troviamo niente di niente, la dichiareremo ufficialmente non riparabile. Succede, eh? Allora, dunque, qui, a parte i chili di frustante che il cliente ha buttato in questa zona, probabilmente anche sotto lo shield qui c'è ancora shield, vedete? Questo non lo togliamo di solito perché è quello dove è la CPU e altre cose. Dunque, andiamo a vedere insieme se troviamo altri danni. Guardiamo un attimino il connettore USB. Ho liberato anche la zona sopra per vedere meglio insieme con voi. Allora, vi avvicino il più possibile così possiamo fare un'analisi equa. No? Voi potete con me guardare bene la scheda mentre io la analizzo e trarne le conseguenze. Mettiamo meglio a fuoco se possibile. Ecco, così è meglio. Bene, allora, vediamo un attimino. Dunque, connettore USB l'ho ripulito, non c'è più la zona d'ombra, quindi è integro, ma l'ho già testato. Abbiamo quindi già tolto la possibilità che sia il connettore USB. Vediamo se manca qualcosa. Dunque, uno, due ci sono, sto parlando di questi, poi questo c'è, le due resistenze ci sono, l'altro EmiShield c'è. Qui c'è tutto, quindi anche se sporco, come vedete, non ho messo io di questo flussante, è stato buttato dappertutto, ci sono tutti i componenti, quindi non è quello il problema. Anche qui sotto, dando un'occhiata, è tutto ok. Qui deve essere vuoto, anche qui. Allora, la baseband, eccola qui, c'è. C'è anche la resistenzina. Dunque, abbiamo anche l'U17 con le due bobine. Mi sembra che non manca niente in questa zona. Allora, andiamo piano piano, eh. Sì, c'è tutto, siamo arrivati all'antenna. La batteria l'ho già controllata, quindi non andiamo a riguardare. Guardiamo qui sotto. Allora, per quello che riusciamo a vedere, è pulito. Ok, giriamo di dietro allora. Parte di sotto. Allora, abbiamo qui, non credo che ci sia nulla, ma poi guarderò di fianco perché alcune volte si ossida questa zona qui, vedete, e il telefono non si accende. Se fosse questo il caso, dovremmo rompere lo shield, rimettere a posto tutto e si riparte. Allora, vediamo invece l'interno. Allora, qui sembra tutto regolare, anche abbastanza pulito rispetto a prima. Sì, qui non c'è nulla da osservare. Saliamo, stiamo circa sulla scheda del lettore SIM. Siamo su. E questa è la parte di dietro dove è la CPU e dove è altre cose. Vediamo un attimino. Questo sembra un po' rotto, ma forse è flussante pure lì. Siccome è dappertutto è flussante, immagino che anche qui sia stato gettato abbondante flussante. Allora, questa è la CPU, vedete, A5 del 4S, poi A6 del 5 e poi siamo passati ad A7. Chi offre di più, aggiudicate voi. Allora, tanto analizzo, eh. Sembrerebbe che qui non c'è nulla, a parte il bagno di flussante. Questo è il chip audio, che in rari casi si cambia se non c'è nessun audio su un 4S. Raramente, però può succedere. Per rovinarlo ce ne vuole. Ce ne vuole proprio elevare di tanto la temperatura del telefono per romperlo. Allora, qui sembra non essere niente fuori posto. Qui c'è la parte wifi con la blue coil che sta qua dietro. Una blue coil, bobina e basta.
Non è blu, questa è nera. Dunque, qui c'è l'altra chip di baseband. Sembra che ci sia tutto. Ma guardiamo la parte di sopra. Allora, parte di sopra della parte davanti però. Dunque, allora, questo è il connettore di accensione. Di solito fanno partire questo qua che è un condensatore. Questo è dubbio, comunque lo guarderò meglio poi. Non so se è stato già risaldato, ma comunque è pieno di flussante. Allora, poi non c'è niente di particolare da evidenziare. Dunque, poi veniamo qua. Qui abbiamo tutto. Dunque, sì. Allora, abbiamo detto connettore di accensione, poi qui abbiamo il connettore delle cuffie, che è questo grande qui, connettore della fotocamera, e questo qui è il connettore della fotocamera frontale. Poi vabbè, questo è il touchscreen e questo è l'LCD, no? Ormai lo sanno tutti, no? Allora, sto guardando quello della fotocamera. È integro e attorno non vedo, anche perché comunque se non funzionasse il telefono si dovrebbe accendere. Dunque, connettore della fotocamera frontale, è tutto ok. Sì, touchscreen, ok. Comunque non è questa la zona che può non far accendere un telefono, eh. Se qui mancherebbe qualche pezzo si accenderebbe uguale, magari non visualizziamo niente sullo schermo, non funzionerà il touch, però si dovrebbe accendere, no? Allora, bene, che facciamo? Io direi che ci concentriamo sempre in questa zona, perché qui è l'unica parte dove abbiamo trovato, almeno al momento attuale, ossido. Dunque, io ho cambiato questo, no? Io direi che cambierò anche questo, che è una specie di chip power. L'ho trovato anche questo un po' male, e poi anche questo condensatorino. Dopo fatto questo, se non riparte, beh, diremo ufficialmente che is dead, è andato, no? Anche perché non si può insistere per sempre, no? Se non va, non va. Noi abbiamo alcune schede, alcuni clienti che ci dicono continua ancora, sì, però all'infinito non si può continuare, perché poi, a parte, diciamo, il tempo trascorso vicino alla scheda, ma quanto uno deve chiedere poi a un cliente per una riparazione, no? Perché io non so quanto voi prendete all'ora, ma un tot poi va corrisposto, no? E se non si ripara, poi il cliente dice: io non ti pago perché non ho riparato. Sì, allora io non ti lavoro perché tu non mi paghi. Non posso stare così a lungo su una cosa che non si ripara. Se non c'è poi, non dico che uno lavora per i soldi, ma insomma ci deve essere qualcosa, no? Poi si lavora perché chi lavora ha diritto alla sua mercede, no? Quindi ha diritto a ricevere uno stipendio. Se poi uno non lavora, allora giustamente, ma che vuoi? Allora, a parte queste quisquiglie, che sono poi cose che possono lasciare il tempo che trova, allora vado a cambiare queste e poi speriamo bene. Intrecciate le dita, eh? Allora, come promesso, ho saldato l'altro condensatore, ho cambiato l'IC e ho rimesso anche un nuovo condensatore qui. Per essere tranquilli, no? Perché l'ossido stava in questa zona, quindi abbiamo operato in questa zona. Allora, adesso andiamo a vedere se finalmente abbiamo ottenuto qualcosa, perché se non abbiamo ottenuto niente, ho rimontato così al volo batteria e scheda. Vediamo se si accende. Premiamo il pulsante d'accensione. Ah, schermata bianca. Il display del cliente, pur sostituito, è da buttare. Quindi si accende, ragazzi. Abbiamo buone possibilità quindi che si accenda realmente. Beh, basta intanto staccare la batteria perché non vediamo niente, schermata bianca, e mettiamo il display di laboratorio di Econ Assist al posto di quello del nostro cliente. Ok, allora colleghiamo, l'ho già preparato, vedete, no? Il display, sempre averlo a portata di mano è meglio. Allora, ecco qui, ricolleghiamo la batteria. E vediamo se adesso vediamo finalmente la mela. L'accendiamo? Vado. Mela! Mela! E mela fu! Daniele, c'hai fame? Ma vuoi una mela? Mela al giorno. Una mela al giorno, Torre Giuseppe di... no, il medico.
Daniele, che stai sfasciando? Daniele, di là nel laboratorio che sta smontando a pezzi un iPad 2. Mi raccomando, non rompere, eh? Poi il cliente sta partendo. Oh, finalmente vediamo anche l'immagine. È rimasta il primo gennaio 1970, è proprio recente questo. Lo aggiorniamo? Allora, stiamo entrando, finalmente possiamo entrare in questa iPhone 4S. Il problema era l'ossido, quindi. Questo è quindi a buone speranze di. Vediamo un po' che c'è dentro la 613. C'era una scheda della 3 quando si è rotto. Questo è il numero di serie, l'email, dove sta? Non c'è però. Non c'è firmware modem. È corrotto, bisognerà rimettergli la baseband a questo telefono, eh? Per ora comunque abbiamo fatto già tanto, no? Non si accendeva, adesso si accende. Schermata bianca, si cambia lo schermo, ci siamo. Poi il resto se lo può sempre fare anche il cliente, no? Perché tutto noi dobbiamo fare, giusto? Allora, colleghiamolo un attimo al wifi così rimettiamo la data, perché sta al 1970. Andiamo sugli ospiti. Se volete essere ospitati da iPhone Assist, venite qui, la password è questa. In questo periodo, poi la cambiamo. Li ospitiamo gratis a navigare sulla nostra rete. Potete solo navigare, però nient'altro. Ok, dunque, adesso si rimposta l'ora, vedete? Siamo alle 18:18 di oggi, che se non mi sbaglio è mercoledì 11 di giugno 2014. Dunque, volevo mettere un attimo l'assistive touch, perché adesso ho alzato, non posso. Mi sa che non c'è però su questa versione un po' antiquata. Non c'è l'assistive touch. Vediamo un attimo qual era. No, non c'è. A meno che non sia qui. Vediamo un po'. No. Ah sì, c'è. Meno male, va. Eccolo qui. Possiamo finalmente fare il tasto home. Allora, non so chi è il proprietario. Vediamo se ci ha messo il nome. Perché noi ce l'ha portato un cliente. Ma lui avrà il suo cliente. A quanto pare si chiama Brian. Che è Grazie. quello del gioco del cervello. Brian Scheller. Brian, quello lì, no? No, vabbè, magari un altro Brian questo. Daniele, venga a vedere che stai facendo. Vieni? Sei pronto? L'hai alzato quel vetro? Sì. L'hai rotto? No. No, vabbè, questo è buono. Andiamo a vedere che sta facendo Daniele. Siete pronti? Ecco Daniele, stai alzando il vetro di un iPad. Mazza quanti anelli. Daniele è un bellissimo ragazzo, a me non mi piace, però, attenzione, mi piacciono le girl. Però comunque se lo dice, diciamo che se lo porta bene la sua età è giovane, beato lui. Guarda, Daniele, allora si è alzato questo vetro? ci siamo, Ci ci siamo? siamo, Ci siamo anche noi. eccoci qua. Oh, tanto qui il danno è qui, guarda Daniele. Qua. Il cliente lamenta che l'antenna wifi è rotta, infatti è rotta, guarda È lì. rotta qui, ecco, Sì, tra l'altro. la sostituiremo. Bene, allora Daniele, buon lavoro, diventerà un tecnico professionista a breve, no? Come speriamo? Ti manca poco ormai, non hai fatto il corso di 200 ore. Più stai facendo altri corsi alternativi. No, che fai? Ridi, di qualcosa tu. Altri, no, 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 Saluta saluto. Angelo almeno. Sì. Angelo dice: come, non mi hai manco salutato. E Saluto Angelo. chi altri? Tiziano? Sì, O Tiziano. Sento Patrizio? Pietrizio primo, poi Tiziano vediamo. Ah, O Tiziano Rachele. ok. Ok, dunque, allora quindi per quanto riguarda il 4S, hai visto, funziona finalmente. Cosa è riuscito? Ci siamo riusciti, poi il firmware se lo scrive lui. Prenderà Beh, sono aggiornato. carta e penna e se lo scrive, che c'entro io, no? Sono Giusto? aggiorno. È Comunque, almeno giusto. da che non si accende, adesso si accende, no? La Poi, mira c'è. visto che lui è anche un tecnico come noi, mi dice di essere tecnico, solo può riparare da sé, no? Te lo appoggio. Ok? Tu vai avanti nel frattempo, devi togliere le Ok. viti del display, Sì, così vado a prendere il stacchiamo. SSR per... D'accordo? Arrivederci. Allora, un saluto alla Fonasti, un saluto da... Daniele. Ok. Solo per completezza volevo mostrarvi come questo telefono adesso ha anche email seriale. Inizialmente, appena diciamo rimesso a posto, non ce l'aveva, ma adesso vi faccio vedere. Se andiamo in impostazioni, poi andiamo in generali, info, è lo stesso telefono 613, vi ricordate 3ITA, stesso seriale, ma ecco qua, ha anche l'email e il firmware modem. Quindi piano piano si è stabilizzato, abbiamo rimesso date e ora, oggi è 11 giugno e finalmente il telefono è ok, è completamente ripristinato. Quindi possiamo dire che questo è un altro successo targato iPhone Assist. Non è stato facile trovare dove stava il difetto, ci abbiamo lavorato un mese o 2 mesi su questo telefono, ma
grazie alla fiducia del nostro cliente, abbiamo riportato pieno successo, cioè questo telefono adesso funziona correttamente. Bisognerà cambiare il frontale perché vedete, abbiamo messo il nostro frontale volante, perché il frontale del cliente, ne abbiamo parlato anche con la persona che ce l'ha portato, già si sapeva che era caduto ed era guasto, ed ecco perché c'è la schermata bianco, quindi è bianca e quindi è da sostituire. Bene, grazie a tutti voi da iPhone Assist. Cosa abbiamo fatto su questo cellulare? Abbiamo analizzato dove era il problema, era localizzato in questa zona dove c'era dell'ossido, abbiamo dovuto sostituire un condensatore, un IC e poi un altro piccolo condensatore perché anche quello era ossidato. Abbiamo preso queste parti da iPhone 4S che abbiamo acquistato appunto per ripristinare i telefoni dei nostri clienti. Non vendiamo queste parti perché ogni tanto ci chiedono quanto costa questa parte. Non le vendiamo perché le acquistiamo per le nostre riparazioni. Fate anche voi così se volete riparare i telefoni di altre persone e avrete di che lavorare. Per finire, se ci chiedete anche il costo di questa lavorazione, il costo è le due saldature e basta. Non abbiamo addebitato anche il costo dei condensatori. Noi facciamo un prezzo standard a saldatura di 85 euro. Quindi il costo di questa lavorazione in mano nostra, quindi fatta da iPhone Assist, sono 170 euro e ritorna a funzionare. Voi direte, è troppo. Se è troppo, lo si stabilisce prima, cioè noi facciamo un preventivo, se il cliente accetta, lavoriamo, non accetta, amici come prima, lasciamo stare, no? Certamente iPhone Assist, ama fare i patti chiari, se noi ci viene richiesta, dici perché non funziona questo terminale, noi diciamo guarda, sono questi due condensatori e quest'altra cosa da sostituire. E dopodiché funziona, non si accetta il preventivo, non ci paga assolutamente il preventivo, però ci è dovuta l'analisi tecnica di 35 euro. Così è scritto sul modulo di assistenza. Se il cliente ci firma il modulo di assistenza, quindi acconsente a queste nostre condizioni, dopodiché ci chiede l'analisi tecnica, non, perché se a noi viene detto, come fanno alcuni, fammi questo, non paga nessuna analisi tecnica. Paga quella lavorazione, no? Ci è successo con alcuni clienti che hanno detto: senti, cambiami lo schermo. Noi abbiamo cambiato lo schermo. Poi magari abbiamo segnalato al cliente: guarda, ci sarebbe anche questa cosa che non funziona, per ripararla costerebbe tot, dica cosa dobbiamo fare, altrimenti per noi la lavorazione che ci ha chiesto l'abbiamo fatta, per noi va bene anche così. Quindi decide sempre il cliente, non decide iPhone Assist. Noi mandiamo sempre un preventivo. Quando il cliente ci rigira il preventivo, ce lo viene a firmare qui in laboratorio, no? Noi procediamo, altrimenti stiamo bene dove stiamo, perché non vogliamo fare niente che il cliente non ci abbia espressamente richiesto. Ok? Bene, iPhone 4S. Danno da ossido, era stato flussato da tante parti. Il cliente poi ha detto che aveva tentato un BGA, non so perché, ma comunque aveva provato buttando questo flussante a scaldare dappertutto, pensando che in questo modo forse ritornava ok. Invece no, abbiamo dovuto sostituire delle parti. Finalmente abbiamo ottenuto un telefono stabile, come vedete, 49% del livello di batteria e un telefono funzionante. Grazie a tutti voi da iPhone Assist. Spegniamo. Buonanotte, buon riposo, buona giornata.